Una città deserta, Pescara chiusa per coronavirus. Siamo in pieno centro, nel piazzale della vecchia stazione, nell'area da dove partono i pullman, non solo urbani ma anche extraurbani per tutte le zone della regione. Come potete vedere nelle immagini di Loris Bennato, non c'è praticamente nessuno, ci sono gli autobus che ovviamente effettuano regolare servizio, ma ci sono pochissimi passeggeri, taxi vuoti. È situazione davvero impensabile fino a qualche giorno fa. Proseguiamo il nostro giro per la città di Pescara, siamo ancora nelle zone centrali e questo è il luogo della movida del capoluogo adriatico, brulicante di folla nel weekend fino alle prime ore del mattino. Vedete tutti i locali chiusi come da ordinanza, non c'è praticamente nessuno e davvero fa specie vedere questa parte della città di Pescara, che è un po' il cuore e l'anima anche da un punto di vista commerciale, con Sì, le certo, devo andare. saracinesche tutte abbassate in Piazza Musi, ma Vabbè, allora anche io in Via Cesare e Battisti. Ecco come si presenta Corso Umberto, questo è l'inizio del Corso di Pescara. In fondo a Corso Umberto c'è Piazza Primo Maggio, poi la nave di Cascella, la riviera di Pescara. Vedete in questo momento che non c'è praticamente nessuno, ma vedete ci sono i controlli delle forze dell'ordine perché anche per chi esce di casa a piedi c'è l'obbligo di esibire il documento prestampato da riempire per spiegare il motivo dell'uscita di casa. Le nuove restrizioni da oggi hanno fatto sì che anche i bar di tutta Italia siano chiusi. Vedete alle mie spalle questo bar di Corso Vittorio Emanuele che è chiuso. Proviamo a spingere la maniglia. Come potete vedere è chiuso come tutti i bar cittadini. Dunque è saltato anche il rito, un rito tutto italiano del caffè al bar. Siamo in Piazza Primo Maggio, proprio davanti a quello che è un po' il simbolo della città di Pescara, la nave di Cascella. Siamo sulla riviera, ci sono pochissime persone, qualcuno che approfitta per fare una passeggiata, una leggera corsetta. Una bella giornata, c'è il sole, una temperatura primaverile, l'ideale in altri casi, in altre occasioni, in altre circostanze, per poter approfittare quasi di una prima tintarella, ma l'emergenza coronavirus ha fatto sì che quasi tutti i pescaresi giustamente abbiano deciso responsabilmente di restare a casa.